Efficientare le abitazioni è uno dei temi attuali dell'edilizia e passa attraverso un buon isolamento termico, acustico ed energetico degli edifici, prestando però attenzione alle conseguenze che questo può portare negli interni, come ristagno dell'aria e umidità. Durante la nostra trasferta alla Fiera Clima House di Bolzano abbiamo cercato soluzioni e novità, spaziando dai sistemi meccanici per il ricambio dell'aria, il riscaldamento e il raffrescamento, a tipologie di mattoni porizzati, levigati o riempiti con fibre isolanti, alla durabilità e alla manutenzione dei materiali, sia isolanti che da costruzione, fino all'impiego della tecnologia 3D per elaborare prototipi in laterizio. Quando parliamo di laterizio parliamo di un elemento senz'altro naturale, è l'elemento costruttivo, o per meglio dire, per le costruzioni più naturali in assoluto, perché parliamo di terra cotta. La terra è un elemento naturale, come sappiamo, e quello che facciamo è andarlo a modellare per creare degli elementi sempre nuovi e sempre più performanti. Quindi parliamo di laterizio porizzato, il che significa alleggerito. La porizzazione generalmente viene fatta con polistirolo, oppure con le nuove tecnologie andiamo a porizzare con elementi naturali quali la segatura, la farina di legno, per realizzare anche elementi biocompatibili. È chiaro che a questo si aggiunge anche una tecnologia produttiva che ci permette di renderli sempre più performanti. Quindi ad esempio riempiamo i fori dei blocchi con elementi isolanti, come ad esempio pannelli in lana di roccia o perlite, e soprattutto andiamo a rettificare i blocchi, cioè a renderli per così dire levigati, a facilitare la posa, perché l'immissione, o per meglio dire la realizzazione di una posa in opera con poca malta di allettamento, permette di migliorare molto le prestazioni termiche della muratura. Nelle abitazioni, soprattutto parlando di condomini, è molto, molto rilevante il problema dell'acustica. Voi come l'avete affrontato? Abbiamo visto lì un esempio di soluzione particolare, sì, che riguarda proprio l'isolamento, ma in che modo? Allora, sicuramente la parte acustica è un tema molto importante, la parte termica è stata sviscerata anche dalle normative, la parte acustica invece sicuramente è il futuro di tutto quello che è il mondo del residenziale. Noi l'abbiamo affrontata studiando delle stratigrafie di diverso tipo, utilizzando la tecnologia della massa molla massa e creando un nuovo tipologia di blocco. La combinazione di questa stratigrafia, che deve essere fondamentalmente differenti spessori di massa da una parte all'altra e differenti densità, è stata unita dopo da un elemento in lana minerale nella parte centrale, che ha permesso di ottenere dei risultati molto superiori al limite che è richiesto dalla normativa. Il limite della normativa per ora è 50 decibel, con questa soluzione siamo riusciti a raggiungere i 65 decibel di abbattimento acustico. Forse la cosa più interessante è poi il passaggio da una muratura piena a una muratura che ha delle tracce, che ha delle scanalature. Il materiale, essendo materiale pieno, si comporta molto bene anche dopo che sono state fatte le tracce e le scanalature, e ha permesso di perdere soltanto un decibel, che è una cosa, un risultato veramente molto molto elevato per un divisorio acustico di questo tipo. La nostra ambito di attività principale è il mondo del riscaldamento e del condizionamento, per il quale utilizziamo sistemi in pompa di calore, perché riteniamo che la pompa di calore sia la tecnologia del futuro, o meglio, è una tecnologia classica, esistente da sempre, perché si basa sullo trasferimento di energia da elementi caldi a elementi freddi, ma quello che è nuovo è l'applicazione di questa tecnologia per l'utilizzo del riscaldamento e della climatizzazione sanitaria. I prodotti che noi presentiamo come novità sono pompe di calore aria-aria, che vuol dire prendono il calore dall'aria esterna e lo trasferiscono all'aria interna, e pompe di calore aria-acqua, che prendono il calore dall'aria esterna e lo trasferiscono all'acqua interna. Vedendo la prima di queste due famiglie, le pompe di calore aria-aria sono soluzioni, è il prodotto 2.0, che sono monoblocco in pompa di calore senza unità esterna, quindi macchine monoblocco che si installano su un muro perimetrale domestico con due fori. Più complesso il mondo, e anche più interessante il mondo, delle pompe di calore aria-acqua, cioè macchine dove il calore viene preso dall'aria esterna e viene trasferito all'acqua interna. Acqua interna che poi può essere usata o per riscaldare la casa, quindi può andare in un pianto radiante a pavimento, o può andare in radiatori, o può andare in venticonvettori, o può essere utilizzata per riscaldare l'acqua sanitaria che poi viene usata nei rubinetti e nelle docce. Caratteristica delle pompe di calore è poi la reversibilità del ciclo, che è una parola un po' difficile, ma che vuol dire che oltre a fare caldo possono anche fare freddo, quindi in funzionamento in ciclo inverso
la stessa macchina che d'inverno ha prodotto acqua calda per il riscaldamento, in ciclo estivo produce acqua fredda per il raffrescamento. La terza novità, che non ha esattamente a che fare con le pompe di calore, ma comunque ci si sovrappone per certi aspetti, è il mondo delle cosiddette VMC o ventilazione meccanica controllata, nomi un po' freddi e tecnici, ma che in realtà rispondono a un'esigenza di base. Tutta la nuova recente edilizia porta a fare delle case isolate, case in classe A, case in classe più, dove la prima esigenza, ancora forse prima di riscaldare, è trattare l'aria, ricambiare l'aria, perché se non si fa quello la conseguenza immediata è l'umidità, che è la peggior malattia che possa capitare in un'abitazione. I sistemi di ventilazione meccanica sono sistemi che ricambiano l'aria all'interno di un'abitazione, scambiandola con l'esterno, facendo allo stesso tempo un'attività di recupero di calore o di deumidificazione, o anche con le nostre macchine un'integrazione di caldo e di freddo. Il cappotto sismico è un sistema brevettato ultimamente, in realtà esistono più brevetti, un po' diversi uno dall'altro, e fondamentalmente si tratta di un cappotto e quindi di un isolamento termico che viene pensato ovviamente all'esterno dell'edificio, quindi è un rivestimento, quello che dice la parola stessa, e allo stesso tempo però è un rivestimento esterno e un isolamento termico che è pensato in abbinamento, come lo vediamo anche qui, con una rete metallica esterna, e quindi al cappotto termico viene unito anche un rinforzo strutturale esterno, quindi una specie di gabbia, una camicia esterna strutturale dell'edificio, che può portare un notevole miglioramento in termini anche di prestazione sismica dell'edificio. Si deve tenere presente anche, ed è una cosa importante, che abbinando questi due sistemi è possibile avere anche delle detrazioni fiscali che possono arrivare addirittura fino all'85% della spesa complessiva sostenuta. Come facciamo a capire quanto può durare nel tempo un materiale utilizzato proprio per l'isolamento termico? Allora, i materiali isolanti sono di varia natura e quindi anche lì dipende dal tipo di materiale. È inevitabile la posa in opera anche, perché se viene posato nella maniera non corretta, questo riduce ovviamente la durabilità delle sue prestazioni, perché parlando di durabilità io parlo normalmente di durabilità delle prestazioni, non parlo del fatto che venga distrutto o si deformi, ecco, questo è un altro discorso. La durabilità delle prestazioni dipende molto da come viene trattato. I materiali che hanno la marcatura CE comunque hanno già insitamente nella dichiarazione delle loro prestazioni isolanti una valutazione dell'invecchiamento e una valutazione della durabilità delle prestazioni, perché la marcatura CE l'hanno dichiarato dai materiali che ha la marcatura CE, prevede un processo e quindi prevede una dichiarazione di processo che tiene conto anche dell'eventuale invecchiamento in un certo periodo di anni. Possiamo fare un esempio dei tre materiali più diffusi magari? Sì, beh, materiali più diffusi ci sono le lane minerali, ci sono i materiali cellulari come il polistirene e il poliuretano. Questi sono i materiali tradizionali che normalmente vengono utilizzati e che, mi viene da dire, hanno una storicità, e per il fatto che hanno una storicità hanno anche un po' più di garanzia su quelle che sono le prestazioni che dichiarano. Detto questo, ci sono tanti altri materiali ottimi che hanno anche la marcatura CE, che può essere sughero, la lana di legno, le fibre di poliestere. Anzi, io in opera ho il dubbio che un materiale isolante che è stato posato 40 anni fa abbia perso delle prestazioni, verifico in opera con un termoflussimetro le prestazioni effettive isolanti che ha quel materiale. Il termoflussimetro è uno strumento che mi permette di valutare il flusso termico, il flusso di calore in una struttura, per cui con delle sonde, con delle piastre, una interna e un'esterna, io valuto il flusso termico che passa. Valutando il calore che passa nella mia struttura posso verificare quanto isola la struttura stessa, ecco. Si può far fronte ai problemi che presenta comunque una costruzione in legno? Sicuramente dobbiamo tenere conto del fatto che il legno è un materiale igroscopico, che questo crea tutti i vantaggi che il legno ha,
che per il benestare in una casa in legno, però questo, sapendo questo fatto, dobbiamo rispettare alcune regole e stare attento di alcuni punti molto critici sulla casa in legno che non può prendere acqua. Quindi il nostro lavoro principale è di proteggere la casa, come le persone, dall'umidità. Quindi abbiamo due punti principali, dobbiamo stare attento: acque del tetto, che dobbiamo proteggere da sopra da un'eventuale pioggia. E poi abbiamo però un altro discorso, un tanto più importante secondo me: una zona non ventilata, la parte dello zoccolo, che è la parte sotto dove la casa appoggia sulla piattaforma, sul terreno. Lì abbiamo una situazione molto più complicata, perché un'eventuale umidità che entra non è ventilato, quindi non c'è aria che può riasciugare tutto il sistema. Per questo motivo una doppia o anche tripla soluzione. Queste soluzioni durano nel tempo? Assolutamente, durano in tempo. Sicuramente nella fase di progettazione bisogna studiare, decidersi per prodotti con lunga durata. Quindi il legno può posare a terra direttamente con questi accorgimenti? Assolutamente sì, assolutamente sì, essendo trattato e protetto con i prodotti giusti. Questo è elaborato, certo, qui alle nostre spalle, prodotto di una stampante 3D, con però alla base il materiale più tradizionale, più, esatto, tipico dell'edilizia, l'argilla. Esatto, alle mie spalle c'è una porzione del muro che abbiamo realizzato, il muro di Gaia. Gaia è un modulo architettonico stampato attraverso Crane Wasp, un muro completamente stampato in 3D a base di miscele naturali, e quindi un elegante argilloso con l'utilizzo di inerti naturali e fibre naturali provenienti degli scarti della produzione del riso. Quali sono le procedure di lavoro? Le procedure sono ogni volta chiaramente alimentare la macchina attraverso una miscela che inizialmente è secca, quindi noi dobbiamo miscelarla con acqua per farla idratare chiaramente, e dopo pomparla fino all'estrusore, che di fatto è un erogatore di materiale in maniera controllata. Viene stampato su layer, che sono quelli che noi definiamo come strati chiaramente, perché la stampa, diciamo, progredisce in maniera verticale per layer orizzontali. E viene utilizzato, diciamo che l'utilizzo della stampa 3D, la sua virtù innata è chiaramente cercare di integrare tutte quelle che sono una stratificazione di pareti, isolamento, cappato termico in un unico elaborato, in un unico manufatto, che può integrare quindi impiantistica, isolamento termico, acustico, ventilazione naturale. Con un monomateriale riusciamo a dare multifunzioni. La stampa 3D, nonostante sia autonoma dal punto di vista chiaramente tecnologico, ha comunque una necessità di manodopera che possa collaborare con essa per la costruzione di edifici. Quindi chiaramente macchine al primo posto, però supportate sempre da una manodopera chiaramente umana, dalle risorse umane che in qualche modo hanno progettato le macchine e ne saranno sempre, e saranno sempre necessarie. Tradizione, innovazione, braccetto quindi. Esatto, tradizione e innovazione. I corsi che vi segnaliamo questa settimana sono: da lunedì 11 febbraio, aggiornamento per addetto al primo soccorso per aziende di gruppo A; da martedì 12 febbraio, formazione per dirigente di gestione del rischio amianto; da martedì 19 febbraio, formazione sicurezza lavoratori del settore costruzioni rischio alto; da mercoledì 20 febbraio riparte inoltre il corso base di lingua inglese General English per imprenditori, tecnici e amministrativi interessati ad avere relazioni di lavoro internazionali. Per qualsiasi informazione sul calendario dei corsi potete seguire l'Istituto Professionale Edile di Bologna collegandovi al sito www.edili.com, attraverso le pagine social e sul canale YouTube.